L'avvertenza Tossilo SPA arriva sul tavolo del prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi su pressione dei sindacati CGIL, CISL e UIL per individuare soluzioni rapide a una situazione fortemente critica, in conseguenza della quale 30 dipendenti non ricevono lo stipendio dallo scorso novembre. Obiettivo primario dell'incontro, a cui erano presenti, oltre ai rappresentanti delle tre sigle sindacali al prefetto Dionisi, anche l'assessora all'industria Anita Pili, è capire il perché dei ritardi nell'avvio del nuovo termovalorizzatore e nella distribuzione dei finanziamenti alla Tossilo SPA da parte della Regione. L'azienda, che presenta un'esposizione debitoria di 4 milioni e mezzo di euro, si trova in questo modo impossibilitata non solo a pagare gli stipendi, ma anche a operare. Dunque, cosa chiederete oggi in brevissimi, in pochissimi punti in prefettura per risolvere il nodo con la Regione per l'avvertenza Tossilo SPA? Quello che stiamo chiedendo da mesi. Che intervenga per un verso per risolvere subito il problema degli stipendi dei lavoratori e peraltro che dia celerità al collaudo dell'impianto nuovo di termovalorizzazione per rimetterlo in linea e ancora che consenta alla Tossilo SPA di riavviare la linea dell'umido in modo tale da avere entrate proprie e sopportare il tempo che gli separa dal consegno dell'impianto nuovo. Quello che chiediamo oggi qui in prefettura è l'intervento immediato della politica per sanare, per quanto riguarda gli stipendi dei lavoratori, immediatamente, perché sono due mensilità indietro, e per quanto anche quello che riguarda il problema degli altri, di tutto il centro nord Sardegna, che sta creando dei disagi enormi in quanto le discariche ormai sono colme, e non capiamo perché non riescano a far partire questo inceneritore. Una volta messo in funzione, il termovalorizzatore garantirebbe assunzioni, quindi già con il settore di compostaggio si potrebbero garantire in un primo periodo altre 30 assunzioni. Quando tutto il servizio andrà a regime, si garantirebbero dagli 80 ai 100 posti di lavoro, che sarebbe sicuramente una boccata di ossigeno per questo territorio.